Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Corbelli Claudia, psicologa e psicoterapeuta. Ho una formazione in EMDR e oggi avrei piacere di mostrarvi una tecnica che potete utilizzare quando vi sentite particolarmente attivati e avete bisogno di tornare a uno stato di calma. È l'abbraccio della farfalla, questo è il suo nome, è un nome simpaticissimo e dolce, è una tecnica questa semplice ma allo stesso tempo efficace che può essere utile sia ai grandi che ai piccoli. Prima di tutto vi mostro la tecnica dell'abbraccio della farfalla per i grandi e dopo vi farò vedere quella per i bambini. Siete pronti? Allora, la cosa che ci serve è avere un pensiero o un'immagine di qualche cosa che ci dà serenità e calma. Questa immagine la dobbiamo tenere a mente, quindi la sentiamo su di noi, la teniamo con noi nel momento in cui andiamo a fare l'abbraccio della farfalla. Allora, tenete a mente questa immagine. E nel frattempo potete chiudere anche gli occhi. E quando chiudete gli occhi, voi dovete fare contemporaneamente questa manovra. L'abbraccio della farfalla consiste nel toccarsi le braccia in maniera alternata per 6-7 volte. Dopodiché potremo fare anche una respirazione per ottimizzare maggiormente, insomma, questa sensazione di benessere che pian piano arriverà. Siete pronti quindi? Allora, via. Tenete a mente qualche cosa che vi tiene, che vi rilassa, vi fa star bene. Occhi chiusi. E ecco qua. Allora, questa dicevo, è la modalità per i grandi, serve ai grandi per tornare a uno stato di quiete, di serenità a fronte di un momento di attivazione importante o comunque significativo per voi. Esiste naturalmente un abbraccio della farfalla anche per i bimbi piccoli, no? Ed è questo. Allora, voi unite, fate unire ai bimbi le mani in questo modo e ditegli: questo è il corpo della farfalla. Queste sono le ali. Sapete che cos'ha di particolare questa farfalla? Che vola sbattendo un'ala alla volta. Potete dire ai vostri bambini di appoggiare le mani qui, le volare. Un pochettino. Un bel respiro. Pronti? Respiro. Ancora.
Questa è l'abbraccio della farfalla per i piccolini. Quindi quando vedete che i piccolini sono un po' agitati o stanno per agitarsi in qualche modo, hanno bisogno di essere contenuti nel senso di utilizzare delle modalità, no? Per poter tornare a uno stato di quiete, ecco, questo può aiutare. Questo è l'abbraccio della farfalla molto amato dei bambini, no? Quindi vedrete che saranno in grado assolutamente da subito di poter calmarsi attraverso questa modalità. E proponetegliela magari naturalmente prima, anzi, di avere un momento di attivazione, in modo tale che possano poi utilizzarla nel momento in cui appunto questo stato di attivazione si senta in maniera particolare. Quindi in senso di prevenzione, no, possiamo fargli fare questo giochino e ricordando che quando si è un po' tristi, un po' arrabbiati, no? Per qualsiasi cosa, ecco, allora si può un attimo fermare e fare questo giochino. Io spero di avervi dato uno strumento utile e per poter gestire alcune situazioni e vi auguro una buona giornata.